Allora, qui è dove è iniziato tutto, mi sono imbarcato con la tavola da SUP, ho attraversato la Darsena con la mia Brompton pieghevole qua davanti, arrivati sul Naviglio Grande abbiamo sgonfiato la tavola, messo la tavola dentro allo zaino, aperto la bici pieghevole e pedalato fino al Pan Perduto, dove siamo arrivati e abbiamo dormito. Non perché ci abbiamo messo tutto il giorno, ma perché siamo partiti dalla Darsena in perfetto stile dei Navigli all'ora dell'aperitivo. Abbiamo bevuto uno spritz e alle 6:30 mi sembra siamo partiti alla volta della diga del Pan Perduto. Il Naviglio Grande inizialmente era un semplice fossato costruito per difendere Milano da Pavia. In seguito questo fossato fu deviato nel proprio corso per irrigare i campi di Milano. Nel tardo Medioevo venne deciso di rendere questo canale un canale navigabile e questo fu la svolta perché i milanesi si ritrovarono con un fiume navigabile artificiale che permetteva il commercio.